La fuga. Sonia si mise a correre a più non posso, nascondendo Miagolina dentro la sua magliettina. Usciva da quest'ultima soltanto la sua testolina e guardava tutte le persone impaurite scappare mentre sfrecciava in alto l'aquila reale insieme all'altra sua compagna fedele. Era una corsa contro il tempo, perché se si fossero fermate anche un solo momento, le due aquile del tempo le avrebbero portate via in un istante, veloci come un lampo. Tutto il corso Vittorio Emanuele era pieno di gente che correva e scappava ovunque si trovava. Alla fine del corso c'è la via dei mercanti, dove si stavano svolgendo dei mercatini tutti carini. In quella via sorgevano anticamente 6 porte, ma ne restavano solo 2, che però non conducevano in nessun luogo del mondo o del tempo. Le persone erano sedute ad ammirare tutte le festicciole che si tenevano tra questo e quel locale. Anche nella vicina piazza Mercanti c'era molta gente ed erano tutti allegri e festanti. Se non che, quando videro le due aquile del tempo sfrecciare per Sonia e Miagolina a catturare, ci fu un fuggi-fuggi generale. Sonia continuava a correre senza sosta, senza perdersi d'animo, non stancandosi mai. Non voleva farsi catturare e ritrovarsi nei guai. Ad un certo punto, però, aveva il fiatone e non ce la faceva più a correre senza riposarsi neanche un po'. Fu proprio allora che vide da lontano un grande castello che un tempo si chiamava Castello di Porta Giovia, ma era conosciuto da tutti i milanesi come il Castello Sforzesco. Era davvero un castello enorme, pazzesco. Doveva correre e arrivare dentro quelle mura e far presto. Sarebbe stato un rifugio perfetto per Sonia e Miagolina, la gattina birichina. Chi non aveva visto volare le due aquile giganti del tempo si chiedeva come mai tutta quella gente stava scappando improvvisamente. Quando invece alzarono gli occhi al cielo, capirono che quelle due aquile stavano rincorrendo la donna e la sua gattina. Tutti gli abitanti di Milano non avevano mai visto nulla di simile prima. Erano preoccupati, un po' spaventati e non certo abituati. Le strade erano ormai deserte perché la maggior parte delle persone si era recata altrove, lasciando quelle due sprovvedute in balia delle aquile spietate. Sonia si nascose molto bene dentro la torre centrale di quel castello medievale. Lei sapeva che tempo fa in quel castello ci abitavano persone altolocate, privilegiate, ricche e fortunate. Uno di questi si chiamava Francesco, il Duca Francesco. Lui viveva tranquillo, indisturbato in tutto quell'enorme castello edificato. E lei, che era maestra, lo sapeva benissimo. Ma non c'era tempo per raccontare alla piccola gattina come nacque quel castello così grande e stupendo, assai bello anche per una regina e una principessa carina. Loro dovevano soltanto pensare a nascondersi e non farsi dalle aquile ritrovare. Dopo tutta quella corsa, trovarono finalmente un posto in cui rifugiarsi. Il piano sembrava aver funzionato e le aquile del tempo non si vedevano più.
come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dorme, dorme, Miagolina, la gattina birichina. Dormi, dormi, mio tesoro, fai la nanna e sogni d'oro. Fai la nanna e sogni d'oro.